Allora, rieccomi, come potete notare dal titolo, i prodotti finiti, beauty, casa, food e non solo, di tutto e di più. Non lo so cosa c'è dentro, andrò a ripescare, scusate, il primo prodotto che mi capita tra le mani. Quindi, aiuto, va bene, niente. Io vi lascio, ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua, il primo prodotto che vi mostro che è finito è il Coconut Water Bagno Schiuma Acqua di Cocco e Monui della Vidal, che ha un bellissimo profumo. Io non lo so voi, ma a me piace troppo questo Vidal. Peccato che mia nonna non si lascia la melanduccia. Cosa ho fatto? Le ha avuto la brillante idea di metterlo, ovvero travasarlo dentro al lavamani. E quindi io cosa faccio? Mi tocca di lavarmi il corpo dal porta lavamani, non so come si chiama, insomma quel contenitore dove ci laviamo le mani, e metterlo in doccia e lavarci, perché questo doveva lasciarlo in doccia, invece no, l'ha travasato. Monellaccio, mia nonna. Vabbè, questo è il Vidal, ce n'è 400 ml, non mi soffermo molto, ha un profumo esotico, sa di mare, spiaggia e via dicendo, quindi niente, ve lo consiglio perché è strepitoso, veramente molto strepitoso. Ha una profumazione che mi verrebbe voglia quasi quasi di andare al mare, tuffarmici e restare finché non mi rinfresco tutta. Quindi veramente sa di estate, no scusate, di estate, sa d'estate, di mare e sole soprattutto. Quindi wow, top. Quindi non so voi, ma a me piace troppo questa cosa. E sì, ragazze, questo Almanui e Cocco è il paradiso eterno per me, perché mi piace da morire. Quando ho scoperto questa profumazione, me ne sono letteralmente innamorata. Veramente amore a prima vista per questo bagnoschiuma. Ah, che cocco la ragazza. Peccato mia nonna, non so cosa è venuto a travasarlo. Poteva benissimo, vabbè, lasciamo stare che è meglio, va. Comunque è troppo buono. Se ne vedo altre di queste, ne compro altri perché mi ha stregato a me questa. Mi ha incantato, come si suol dire. Buono. Ti adoro. Scusate, il momento di follia, ma ci stavo. Poi, altro prodotto beauty, Durbans, ve lo dico io che già non so cosa ho messo dentro la busta dei prodotti finiti. Durbans dentifricio a 1,60 euro, preso in un negozietto d'alimentari qua vicino casa, che ha un po' di tutto, diciamo, tutto no, casa, mangerici, eccetera. E questo è il Durbans, vedete? Già. Allora, vi dimostro questo se vi interessa. Questo è il Vidal, wow, top, non so cosa vuoi, vedete che non mi piace da morire. Comunque, iniziamo da questo, che già quello l'ho fatto vedere. Se vi interessa, questo costa 1,60 euro, vedete? Già, buonissimo. Lascia un bell'alito profumato e fresco e non aggiungo altro. Poi ho finito, vado a casa, ragazzi, non voglio stare lì troppo a soffermarmi. Vitalis Cameo, questi sono dei cereali strabuoni, direi, perché hanno una croccantezza, un gusto, un retrogusto buonissimo, quasi da dire che mi fanno passare mal di stomaco. Quando ho mal di stomaco mi sta per venire quella maledetta ulcera, subito sto bene. Questo sa come se uno volesse asciugarsi lo stomaco, infatti non asciuga lo stomaco, io l'ho chiamato stamattina perché in un attimo mi ha asciugato proprio il mal di stomaco che mi stava per venire. Wow, mi piace. Quindi quanto c'è di questo? 300 grammi di prodotto, buonissimo, gustoso soprattutto. Non so dove mettere i prodotti, ecco qua, li metto qui. Altri pacco di cereali finito, Multigrain classico, questo invece è preso all'Eurospin, cremolini classico e basso contenuto di grassi. Ok, ma dove sei qua? 375 grammi, va bene. E questi sono cereali, frumento integrale con fonte di fibre, scusate. Ecco qua,
spero che si veda bene. E multigrain, appunto, i tre mulini, no, scusate, tre mulini. Sì, ecco qua. E vi faccio vedere, no, 375 grammi, vedete? Ecco. No, io ci tengo a fare delle cose perché poi non voglio che... Vabbè, niente. Come vi ho detto che non faccio vedere bene le cose. Poi, ovviamente, le porcherie quando sono mestruata. No comment, non me le faccio mai mancare. Soprattutto quando sono di malumore, ma vabbè, mettiamolo da parte. Io parlo più di quando ho il ciclo. Ne consumo palate di porcherie, ma vabbè. Meno male che non mangio, che mangio solo queste porcherie qua. Vabbè, solo, come se non fossero porcherie, lasciamo perdere. E niente, andiamo avanti. Pancake, plum cake, come li vogliamo chiamare. Preser Cry, ovvero di la Maddalena. E questi sono buonissimi, ragazze. Con gocce di cioccolato, non so se si vede l'anteprima. Ragazze, anche queste me le mangiate, non so se tutti lo stesso giorno o nei giorni precedenti, non lo so. Comunque, altro prodotto, beauty, ma non per importanza, le veline, soft drink, vabbè, dei fazzoletti, non di che, tre veline a tre veli, vedete, ecco qua, dell'Eurospin, e poi... Sì, dell'Eurospin a 99 centesimi se non erro. Li paghiamo quando andiamo? Mi pare di sì, non mi ricordo. Comunque sono questi. Eurospin si leggerà mai, spero di sì. Ecco questi qua. Classici fazzoletti. Poi vado veloce, altrimenti vi annoiate. Allora, Garbani Santa Lucia, sia col riso insalata, con la pizza o con l'insalata semplice, classica, Galbani dal 1900, no scusate, dal 1882, Galbani, buonissima ragazze. Io non mi fa impazzire, ti diciamo, non è che mi piace da proprio, come si vuol dire in Sardegna, la scascia di cerbetto, ovvero di testa, è impazzire proprio, però la mozzarella non è proprio il mio forte quando la mangio, ma mischiata ad altri tipi di pietanze mi piace da matti, la mangio molto volentieri, diciamo, anche con la pizza, come vi ho appena detto. Queste cosa sono? Allora, questa l'ho presa in pare al punto simile, se non erro, non mi ricordo, non costa tanto comunque, non ricordo il prezzo, pardon. Fagiolini Ushan, 1 chilogrammo, ragazze, sono squisiti quando io sto male di stomaco e altre cose varie che non sto qua a elencarvi. Fagiolini, vado giù che è una bellezza, mi piacciono. Come si dice in Sardegna, ci ballano. Cioè, sono buonissimi, mi piacciono da matti. A insalata con fagiolini lessi, a insalata, no, sì, a insalata di patate, buonissimi. Olio, aceto, condito e sale, poco condimento ma buone. Poi del tonno. Tonno all'olio d'oliva, il Nostromo, vedete? Eccolo qua. Già. Buonissimo. Buono. Me lo mangiavo da solo, o con l'insalata, o col tonno. No, cosa sto dicendo? Ho insalata, con la pasta, condito in qualsiasi pietanza, è squisito. Buono. E se è tonno, cosa col tonno? Se è tonno. No vabbè ragazzi, sono fusa un po' per il caldo, un po' vabbè. Qui cos'altro c'è? Ah, ecco qua, altro prodotto beauty top. Non solo questo qui che mi sa che ricompro di nuovo. Questo qua. Anche questo qua della Vidal, sempre Vidal, vaniglia e lime. Ah ragazze, cosa non è. Però questo diciamo che lo batte. Questo batte quest'altro, non so perché, ma top. Vaniglia e lime emotion. Vabbè. Questo comunque mi piace, mi strapiace. Poi, vabbè, sempre 500 ml, è inutile che ve lo sto a dire. Profumazione top, fantastica. Ah, che profumazione paradisiaca che fa questo Vidal, è una cosa allucinante, però vabbè. Allora, 3,42 euro, sempre di tonno Nostromo, buonissimo.
davvero non mi soffermo più perché sapete che io il tonno lo mangio come se non ci fosse veramente un domani, perché lo mangio da piccolissimo proprio, mi piace, non ho voglia di pesce con le spine, ho il tonno in scatola, vado, che è una bellezza. Altri tipi di pesce neanche a parlarne, non mi piacciono, non lo so perché. Sì, il totano, le altre cose, ok. Come si chiama? Il calamaro, ok. Ma non mi parlate di pesce con le spine, perché tanto nisba, non lo mangio, non lo so perché. Poi con i denti io non vado tanto d'accordo con i miei dentini, quindi lasciamo stare. Allora, vi parlavo sempre Beauty qui, rivitalizza e tonico, body wash, ginseng e guaranà, bagno doccia. Sì, anche questo, profumazione, sembra un po' da uomo, ma anche se ne frega, mi piace comunque, profumazione veramente ottima, è un po' eccessiva, però mi piace, da. Si può, è passabile. Ah. Cioè, non so più dove appoggiare la roba, ci credete ragazze, mi tocca metterla sul letto, e poi buttarcela nell'indifferenziata. Yeah, vai! Poi, qui ho finito, se non c'è dell'acqua dentro, perché mi sono terrorizzata da questa cosa. Tutte le volte che lo metto in doccia, buonas noches, ovvero buonanotte, già lo sapete. Scrub, viso esfoliante con scorza d'arancia e granuli di pomice, vabbè. Buonissima, no, sto ridendo perché stavo pensando una cosa un po' stupida, ma ci può stare. Ah ragazze, che la profumazione è veramente paradisiaca, ma come fanno a fare queste cose? Lo Spin è veramente un genio dei geni, veramente wow. Allora, con estratti di fiori di ciliegio giapponese, foglie di papaya, detersione profonda e delicata, dermatologicamente testato, quindi wow, ci piace, già, buono. Quanto ce n'era? Ce n'era 150 ml di prodotto, vedete? Non si vedrà mai una mazza, ma ve lo dico io. E questo è quello che uso per... prima mi detergo la faccia, mi lavo bene bene, mi igienizzo bene la faccia con un sapone detergente, cioè latte, quello che è latte detergente o che altro sia, con di altri tipi di marchi, non dell'Eurospin ovviamente. E poi vado dritta di scrub viso esfoliante. Che questo è top, lo dice anche la stessa Alessandra, puffettina chic, un bacio se vedi questo video, ciao bellezza. Sì, questo mi piace, è veramente ottimo, scrub che è una bellezza, proprio devo dire la verità, è un ottimo scrub, basta nulla per sentirci bene, ragazzi miei, fidatevi. Poi, ho finito Pino Silvestre, qui Alessandra... buffettina chic riderà, detergente intimo, lenitivo, carezza di cotone, vabbè, ci può stare, anche se non è che mi sento tanto al pascolo con questo, ma vabbè, no, perché mi piace di più quell'altro detergente che dici, non mi ricordo la marca che era, che mi sento veramente bella fresca, che devo dire, mi piace questo, insomma, ma un po' bruciacchiato, devo dire la verità, questo. Sì ragazzi, come devo dire, ma bruciacchiato, forse ho esagerato io o questo non è granché, ma vabbè, 200 ml di prodotto, vedete, vabbè, sarò io esagerata? Non lo so, ma questo qua non mi ha fatto tanto impazzire, più il sapone, ovvero il sapone, come si può dire, sì il sapone oppure il la profumazione, scusate, volevo dire. No, non mi ha fatto impazzire, non mi è piaciuta tanto, boh, sapevo un po' troppo di... Sì, vabbè, non voglio pretendere nulla, di ospedale, che ne so perché... Poi ho terminato, e vai, dopo secoli e secoli, amen. Ho terminato pelli secche e formula ricca, effetto seta, crema al corpo, biologica, i provenzali bio, ecco qua, wow, fantastico. Veramente top, vabbè, diciamo che all'inizio sono stata scettica nel regalo di mia madrina, però poi ho accettato volentieri perché ho detto sicuramente con la pelle secca che ho mi rinasce un po' la pelle, nelle gambe intendo, oltre che nelle cosce e in tutto il resto del mio corpicino. Ah, che buona, veramente
da sognare sta crema. Wow, vedete? Questa è i Provenziali Bio. Poi, cos'è questa? 150 ml di prodotto. Poi, allora, ce n'è ancora? Sì, perché no? Perché non dilungarci tanto, vabbè. Yves Rocher. Sì. Allora, mandorla e... vabbè, d'arancia, non so cos'è. Sì, mi pare di sì. Fiori d'arancia, sì. Mandorla e fiori d'arancia. 200 ml, adesso non stavo traducendo, volevo tradurre un po' dal francese all'italiano, giustamente. Sì, mi è piaciuta questa crema, scusate un po' l'interruzione di quello che stavo per dirvi, ma ovviamente dovevo capire cosa stavo leggendo, giusto? Sì, la profumazione non è male. Allora, ce n'è ancora un po'? Vabbè, un goccino minino, così. Però... vabbè ragazze, non ne posso tagliare qui il flacone, mi stufa, quindi ovviamente l'ho terminata, mi è piaciuta, la ricomprerei. Se ci fosse un'altra presentatrice di Yves Rocher andrei volentieri, ma per il momento mi faccio bastare quello che ho, ovviamente, perché voi non lo sapete, ma ho altre tante tipi di creme da finire, quindi finché non finisco tutte quelle che ho, Yves Rocher è bandito per me, perché no. Vedete? Questo è il flacone, molto buono. Ce n'è un altro, ovviamente, non so dove sia. Eccolo qua, e la busta è quasi vuota o ancora piena? C'è altro? No, non c'è nulla. Ok. Allora, stessa identica cosa, questa era lavanda e fiori di arancia. E questo era... dov'è? Non lo vedo. Ah, 150 ml di prodotto. Anche questa... terminata, me la stavo mettendo quasi in bocca, aiuto! Molto buono, sì, veramente fantastico come profumazione. Me la mettevo dopo la doccia, la sera, e in un attimo io ero morta, stecchita di sonno perché ero stanca. E direi anche molto rilassante sta crema. Peccato che non ce n'è più, vedete? Oh, mo cade tutto. Aspettate, se mi riesci di prelevarne un po'. No, vabbè. Ok, ecco, questa è l'invisibile crema che c'è, che è rimasuglio che ne è rimasto. L'ho raccolta un po' con la unghia, con l'unghia, perché vedete, già. Eh sì, è una profumazione ottima, mi piace tanto, mi è piaciuta, anzi tanto, perché è bella che è terminata. Però ragazzi, mi ha rilassato un botto. Sì, è caduta la busta, non c'è nessun fantasma, tranquille. E niente ragazze, questo è quanto, prodottini sì o no, tutti finiti, e ecco qua, questi mi sono piaciuti davvero tanto, e se li ricomprerò vi farò sapere con un video haul spacchettamento, ma ahimè non credo, finché non finisco tutto quello che ho. Comunque questi brochet vi consiglio perché fanno rilassare corpo e mente quando siete distrutti, affranti da una giornata pesante o meno che sia. Ecco qua, vi consiglio. Fate ferma immagine se vi interessa, se ci sono ancora nell'albo di questi anni, o di quest'anno, scusate, di Yves Rocher. Fate una capettina anche nei negozi di Yves Rocher, dipende dove siete voi, di che città siete, e prendetene in quantità industriale, perché è veramente molto rilassante questo. Ok. Io appoggio qua i prodottini, perché... devo anche chiudere il video per salutarvi. Il video ancora non è terminato, ma già vi devo dire una cosa. Il prossimo video lo vedrete con altri tipi di video. Non so se cucino altro. Vi farò sapere. E, oddio, 18 minuti. Ah, come farò? Vabbè, niente. Allora, tutto questo che è qui, ovvero non so cosa si vede, ma penso che si vede come vedete. No, non si vede, comunque non importa. Il video, se vi è piaciuto, mettete un bel like. E ci vediamo in un prossimo video. Commentate qua sotto, che ovviamente è un piacere per me rispondervi, non proprio tempestivamente, ma quando riesco, perché tra una cosa e l'altra a volte non riesco proprio a rispondervi. Non perché non voglio, ma dipende quello che faccio, a volte non riesco proprio. Vabbè, comunque non me ne vogliate, ma proverò a rispondervi anche tempestivamente se ci riesco. Non cercate di fraintendere, è solo per dirvi che
dipende da quello che uno fa, non è che può sempre rispondere, ma ci provo, ok? Non per tirarmela, perché non mi interessa darmi troppa importanza, non mi credo un cavolo di nessuno. È per dirvi che non sono sempre attaccata al telefono. Quando lo sono è perché mi piace andare lì a darvi una sbirciata a voi che mi seguite o anche a chi non mi segue così tanto per guardare. Però il resto lo faccio molto volentieri, come quello di rispondervi e di augurarvi tante belle cosette. Ok? Niente ragazze, questo è quanto, iscrivetevi se vi piace sempre questo canale frivolo, attivate la campanellina di questo canale e basta, a presto, ciao. Allora, la busta vi faccio vedere che è veramente vuota, non so cosa si possa vedere da qua, è vuota, vedete? Non c'è nada, niente. A presto ragazze, ciao, bacio.